Amici telespettatori, ben trovati. La nuova puntata di Terre della Sabina ci porta quest'oggi, anzi questa sera, in uno dei quartieri più suggestivi e più antichi di Rieti, capoluogo sabino, centro d'Italia, per seguire insieme a voi la 3 giorni di Osterie dei Pozzi. Osterie dei Pozzi, un connubio perfetto di buona musica ma anche buona cucina, e percorrendo il percorso allestito per l'occasione siamo arrivati allo stand del ristorante La Trota ma anche del nuovo ristorante 100% Gusto. Siamo con Marco Pasquali. Ciao, allora innanzitutto un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Grazie, grazie, grazie. Ecco, questa sera cosa proponete? Per la festa dei pozzi abbiamo pensato di proporre un piatto che facesse in qualche modo capire il tipo di cucina che facciamo. In realtà è un piatto con ingredienti molto semplici ma con una rivisitazione, una trasformazione degli ingredienti in maniera un po' più creativa. E quindi un salmone cotto a bassa temperatura con una specie di rotolino di salmone, con semi di papavero e una maionese di rape rosse e patate, con una misticanza di erbetta e di insalatina sopra. So che i diversi visitatori che hanno avuto modo di assaggiare hanno apprezzato davvero il gusto di questo piatto. È un piatto molto delicato e malgrado l'aspetto che sembra un po' sofisticato, in realtà è solo molto colorato, però ovviamente non ci sono assolutamente colori artificiali ma colori naturali, quindi l'utilizzo delle materie prime viene esaltato, consentendo alle materie prime di far venire fuori il loro colore, quindi questo è l'elemento estetico. Ed eccoci allo stand delle pizze fritte, golosissime pizze fritte super apprezzate, e la coda dei visitatori che attendono di essere serviti è sempre più lunga, e qui abbiamo un vero e proprio staff al lavoro. Allora, come procede? Bene, grazie, ma siamo veramente stanche. Anche perché avete lavorato finora quanti chili di pasta lievita? 75. 75 chili per circa... Che le posso dire? Quanti? Quante pizze fritte? 350 pizze fritte. Per ora? Per ora, ma perché la notte è lunga. Arriveremo a 500, 600. E le braccia si stanno quasi quasi sciogliendo. Pizze fritte non solo semplici, salate, zuccherate, ma anche farcite quest'anno. Farcite con il prosciutto, con salame, con mortadella e anche Nutella. E anche Nutella e ricotta, ho letto. Sì, e Nutella ricotta col fatta nuova. Quali sono quelle più gettonate? Quelle più gettonate sono con il prosciutto e mortadella. Sono molto gettonate. In questo angolo di città ricco di storia, ricco di storie, non solo buon cibo ma anche tanta buona musica, musica live, e il concerto è quello questa sera di Joe Di Tonno, lo sappiamo tutti, lo conosciamo, vincitore del Festival di Sanremo 2008, allora eccolo qui, pronto ad esibirsi. Sì, pronto a raccontarmi musica in questo contesto, come hai detto tu, fatto di buon cibo, buona cucina e spero buona musica. Io ci metterò del mio per allietare, insomma, le persone. Mi fa piacere, insomma, perché
mi piace esibirmi nelle situazioni così estive, soprattutto quelle così un po' più raccolte dove c'è voglia di divertirsi. Ecco, dacci qualche anticipazione rispetto a quella che sarà la tua esibizione molto attesa dal pubblico che appunto sta ormai contando i secondi per l'avvio della tua esibizione. Guarda, io mi racconterò un pochino in musica, racconterò questi miei, diciamo, primi 20 anni più o meno di carriera dal percorso che ho fatto nei musical, su tutti ovviamente Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, dove molti si ricorderanno interpretavo il Gobbo, fino ad arrivare a Sanremo, poi anche con una capatina Tale Quale Show, dove mi sono divertito un po' a fare le imitazioni, e quindi sarà uno spettacolo, una serata molto variegata, e spero che, insomma, il pubblico si diverta con me. E diciamolo al pubblico che in realtà hai, come dire, delle origini reatine, mezzo sangue, perché tua mamma era nativa proprio di qui. Sì, mia mamma è proprio nata a Rieti, è vissuta a Rieti nei suoi primi anni di vita, e io sono venuto tante volte quando ero ragazzino. Adesso devo ammettere che sono un po' di anni che manco. Mia madre poi è stata ad Antrodoco e io da bambino venivo spessissimo a trovare amici e parenti, eccetera, e adesso è un po', infatti ho avuto una botta di, diciamo, di nostalgia, e insomma bello, bello tornare in qualche modo a casa, perché comunque questi luoghi li ho vissuti da piccolo, insomma, e quindi mi fa molto piacere. Bene, noi siamo pronti ad ascoltarti. Grazie mille, vi aspetto numerosi, ciao a tutti. Passeggiando lungo il percorso, un percorso lungo più di 1 chilometro della manifestazione Osserie dei Pozzi, scopriamo un altro angolo di intrattenimento. Per il dessert non poteva mancare lo stand della pasticceria Napoleone. Siamo con Lina. Allora, buonasera, come sta andando la serata? Tutto bene, c'è molta partecipazione, abbiamo riscosso come al solito in città un buon successo. E un successo particolare, perché questa sera in particolare proponete due novità. Due novità, sì, una è A Spasso con Napoleone, che si tratta di dolci da passeggio, e l'altra è il Choco Mill, un panino con un medaglione di cioccolato di diversi sapori che si scalda e si fonde questo cioccolato, una cosa gustosa per i piccoli, grandi, un po' per tutti. Ma chi sono gli artefici di questa bellissima e partecipata manifestazione? Sono qui al mio fianco, ve li presento. Daniele Rossi, buonasera. Buonasera. E Carlo Luciani. Buonasera, ciao. Allora, come sta andando? Decisamente bene, direi, a giudicare almeno dai numeri di questa sera. Precisiamo che la 3 giorni non è ancora terminata, però si può già iniziare a tracciare un bilancio. Sì, un bilancio estremamente positivo. Ieri molta molta gente, oggi quasi incredibile, non so come mai, è quasi impossibile camminare. Sono veramente soddisfatto, gli stand sono tutti pieni, la musica è eccezionale, Gio Di Tonno è veramente un fenomeno. Ha attirato davvero tanti, tanti visitatori. Quest'anno siete arrivati alla 4ª edizione, è stato un crescendo anno dopo anno. Sì, diciamo che anno dopo anno abbiamo aggiunto noi stessi delle migliorie, più diciamo che la città si è prestata ad aggiungere delle migliorie da sola. La città ha ben risposto, attratta decisamente da alcune novità importanti. Carlo? Sì, ci sono alcune novità. Quest'anno è la prima volta che organizziamo una festa insieme ad alcuni dei migliori ristoranti reatini, uno per tutti La Trota, ma c'è anche Mario della Foresta, e abbiamo abbinato anche la pasticceria reatina con la famiglia Napoleone, abbiamo anche un bar noto qui a Rieti che è gli UAC, e più i nostri stand, quelli gnocchi famosissimi ormai a Rieti, con gli spiedini e l'alette di pollo in salsa. Importante anche il supporto del comune di Rieti.
Sì, diciamo che il comune ci ha supportato fin dal primo anno in maniera eccellente e quindi non abbiamo niente da, a questo punto niente da recriminare, abbiamo solo da ringraziare il comune e anche altri enti tipo la Fondazione Varrone o sponsor privati tipo l'Autoclinica e tutti gli altri sponsor che non so qui elencarli, che saremo qui due ore. Bene, allora, decisamente un successo, un saluto ai telespettatori di Sabinia TV dall'Osteria dei Pozzi. Salve a tutti, noi aspettiamo già l'anno prossimo, stiamo già organizzando la quinta edizione. Io vorrei fare un ringraziamento particolare al Comune di Rieti, a Emanuela Pariboni, che ci ha seguito in questi due anni, due o tre anni, sì. Il primo anno è stato un'altra amministrazione, però loro sono stati molto disponibili e hanno fatto quello che potevano fare, logicamente, visto il momento storico. E però il supporto può essere anche logistico, può essere anche morale, e quindi ci sono state tutte queste cose. Ringrazio tantissimo anche gli organizzatori della festa, che non siamo solo noi due, siamo circa una quarantina di ragazzi che variano da 16 anni a 60 anni, ci sono tutti. Tutti facenti parte dell'associazione Sunshine, che è un nome strano, però è stato fatto quando eravamo giovani e ce lo portiamo in anno, ormai sono passati 15-16 anni. E l'hanno scelto i più giovani, nel caso di Daniele e tutti gli amici di Daniele, e lo portiamo, non lo vogliamo cambiare perché ci ricorda quando eravamo più giovani, le prime esperienze, le prime feste. Noi abbiamo iniziato a Vazia addirittura, noi siamo tutti e due di Vazia, abbiamo iniziato con le prime feste a Vazia, feste parrocchiali di paese, e piano piano siete cresciuti. Siamo cresciuti, un hobby per noi, un hobby, ci divertiamo. Thank you.